Eccoci qua. Sì, signore, la chiudiamo con una storia, la storia di uno studente che nel Modenese impegna il suo tempo libero e non solo raccogliendo rifiuti. Pensate che sinora ne ha raccolti quasi 3.500 kg. E dunque la dimostrazione come anche l'impegno del singolo possa davvero avere ricadute importanti nella nostra società. La storia la racconta la nostra Laura Aldorisio e poi subito dopo il TG1. Noi torniamo alle 8.30. A dopo. Ciao Jimmy! Ciao Benny! Come va? Bene, te? Bene, bene! Mi chiamo Matteo Cimitan, ho 20 anni, abito a Modena e sono uno studente, uno scout, sono un ragazzo come tanti altri. Se volete iniziare a raccogliere qualcosa andiamo in là e poi io vi faccio qualche video. Benissimo, come altra volta, benissimo. Sigarette? Sempre. Tutto è cominciato quando ero piccolo, a me piacevano le macchine, il camion del pattume era il più bello di tutti e un po' da lì è nata la curiosità, dovevano finire questi rifiuti e così via, finché non ho scoperto le problematiche legate all'ambiente e me ne sono appassionato. Ho iniziato andando a camminare in spiaggia nel Delta del Po, dove vedevo una quantità di rifiuti impressionante e non riuscivo più a non far niente. Nel 2022 sono riuscito a raccogliere ben 3.264 kg di rifiuti con più o meno 300 kg di ingombranti tenuti fuori. Perché se non lo faccio io, chi lo fa? Tutti siamo abituati a pensare lo farà qualcun altro, invece la logica deve essere un po' quella diversa. Devo farlo io. Ti hanno mai detto qualcosa quelli che passano? Sì, c'è qualcuno che ti ringrazia e questo fa sempre molto piacere. Solo una volta uno mi ha anche offeso perché stavo un po' ingombrando la strada. Avanzava del polistirolo. Questo è il polistirolo graffitato, quello che si usa per le case. Guarda lì, è uno di quei affari dai bar. Poi non ti dà fastidio che tu pulisci e poi dopo risporcano e tu ripulisci e lo risporcano? Cioè, sì, non... sì, questo dà molto fastidio. Io spero che in qualche modo vedendomi cambi un'idea. È anche per questo, no, che faccio i video. Fate così, andate a raccoglierla voi, io imposto il video. Ci stiamo addentrando qui nella foresta per cercare di raccogliere questa batteria dispersa da anni. È facile fare che l'abbiamo doppiata. Il mio impegno non si ferma soltanto a raccogliere, va avanti naturalmente con l'esempio, con la divulgazione attraverso i video. Eravamo lungo la scogliera a raccogliere i rifiuti che c'erano lungo questi massi. Eravamo davvero in tanti, più di 100 volontari, abbiamo raccolto insieme una cosa come 4 tonnellate. Li abbiamo poi portati via lungo la pineta con quel trattore là. Che dite? Andiamo anche noi a fare una raccolta come questa? Sì, perché no?